La vedo pronta, c'è Laura Tangerlini. Laura. Eh sì, ieri è stato ritrovato in serata questo pacco con un centinaio di proiettili della polvere da sparo. Non sarebbe potuto esplodere. Più altre tre segnalazioni, tre pacchi sospetti all'Ariston, a Casa Sanremo, al locale Morgana. Però il ministro Piantedosi proprio oggi ha detto probabilmente non si tratta, diciamo, di episodi dimostrativi legati proprio al Festival di Sanremo, così ha detto rispetto all'apparato. Di sicurezza ha detto sicuramente ha funzionato bene, un apparato importante, abbiamo detto di 250 uomini di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale schierati fin dal primo giorno, controlli, controlli ai varchi, controlli con i metal detector, controlli nelle borse di ognuno. Lo stesso Piantedosi ha detto. Ha funzionato bene, si sta pensando, ci sono delle ipotesi di allargare ancora di più i controlli stretti non solo alla zona propriamente rossa, ma a tutto il perimetro cittadino, ma questa insomma è una decisione che spetterà alle autorità locali e comunque un rafforzamento in caso non legato ad un reale rischio terroristico. Per cui toni tranquillizzanti dal Ministro dell'Interno. C'erano timori anche per queste due manifestazioni di oggi. Una è cominciata questa mattina, andrà avanti fino alle 20, una manifestazione di pacifisti che chiedono anche il non ingresso dell'Italia, insomma, nel conflitto in Ucraina e il fatto che l'Italia non fornisca alcuna arma. E poi alle 17 ne comincerà un altro di presidio, in questo caso sono degli ucraini della zona d'Imperia che chiedono la fine del conflitto e il sostegno aperto del nostro governo a Zelensky. Dunque due manifestazioni su cui c'è ovviamente il controllo delle forze dell'ordine. Per il momento quello che possiamo testimoniarvi è un clima assolutamente tranquillo e festoso, come è stato un po' finora per tutto il festival, con tanti uomini delle forze dell'ordine che controllano veramente tutto. Ai varchi anche noi spesso rimaniamo imbottigliati per qualche minuto in più. Dunque, per il momento è tutto da Sanremo, vi restituiamo la linea. Grazie, grazie.